Si narra di un tempo lontano in cui l'uomo parlava soltanto. La terra era piatta e i suoi mari segnavano la fine del mondo. Nel cielo vedevi volare stormi di uccelli già pronti a migrare. E da tempo già si consumava un amore impossibile da raccontare. Parliamo anche di musica e di arte presso la struttura del vecchio manicomio di Quarto. Questa sera alle ore 21 va in scena lo spettacolo dal titolo Il Musicomio. Musica e arte, come dicevamo, si fondono insieme. Il sole promise alla luna un amore eterno e profondo. La luna rimase ferita da questo suo dire sincero, facendo notare che era davvero improbabile. Non c'era spazio, non c'era tempo per un amore impossibile. Musicomio! 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 Siamo in diretta con gli studi mobili di Radio Renzano. Siete su radiorenzano.net. Questo è il musicomio. Adesso non ti servo più? Oh, Mauro Riccio! Grazie, grazie. Guarda, scusate, questo è tutto in diretta, è tutto in diretta, così come in diretta il mio piatto, sì, perché io non sono un cuoco qualunque, si parla sempre di cucina, no? Ormai bisogna far da mangiare, bisogna riempirsi come delle fogne, diciamo. Ma noi, io ho un piatto prelibato, fra i libri, ci sono i libri fra le note e io parole fra i piatti, parole fra i piatti, diciamo così. Sono qua dentro, ma io non le leggo perché le so a memoria, ci proviamo. E questa storia, come avete capito, immagino, è una storia di culinaria. Musicomio! Secondo tempo. Così comincia un nuovo giorno, non c'è partenza senza ritorno. E finalmente a casa. Impreparati a questo tipo di accoglienza. Un sequestro è una sentenza. Non c'è più posto per gente come voi, che non vi siete evoluti come noi, professionisti delle banche. Voi sterminate le tigri bianche. Noi invece, noi le salviamo nei documentari. Fuori le bestie o i denari. Così è rimasto un piccolo, sai, piccolo circo italiano. Un vecchio camion e un pagliaccio marchigiano. Accomodatevi signori, il cielo è il nostro chapiteau. E lo spettacolo continua in qualche modo, almeno ancora per un po'. Sì. Ci sarà una mostra davvero interessante di arte varia, la presentazione di un libro per quanto riguarda chiave di lettura. Sì, intanto grazie per l'invito. Abbiamo chiamato questo spazio Libri tra le note e spazio alla scrittura emozionale, proprio perché siamo in un posto che crea emozione, proprio per la storia che ha, e
il fatto che noi condividiamo insieme ad artisti, musicisti, scrittori, ci sarà anche un cabarettista, questo momento vuol dire che le emozioni vanno condivise in qualche modo, e questo è un bellissimo, una bellissima occasione. Il discorso del libro e la casa editrice nascono dando spazio proprio alle emozioni di chi scrive e chi è in grado, attraverso la scrittura, di comunicare agli altri, perché uno degli errori che fanno molto spesso gli scrittori è quello di scrivere un po' per se stessi, mentre bisogna avere qualcosa da dire, cioè bisogna che le proprie emozioni, Pietro ci è riuscito molto bene, vengano scritte ma per qualcuno che le deve leggere, e in questo caso è anche la forza di alcuni libri di cui mi sono occupata, che trattano di malattie rare ma a livello anche di metafora nell'ambito della fiaba, e lo fanno rompendo un po' gli schemi, perché di solito quando si parla di malattie, di cose di questo genere, si è molto più, si usano degli altri mezzi di comunicazione, una fiaba è sempre più delicata, cerca sempre di allontanare queste tematiche, mentre in realtà è importante che anche attraverso le fiabe ci sia un modo per fa comunicare sia ai bambini che ai grandi il tema e come va affrontato. Non starò più ad ascoltare nessuno, soltanto la voce del mare o di un campo giallo di grano nel sole dell'estate. Se resta qualcosa di vero e sincero, lo tengo per me. Non starò più tra la gente che si crede colta e più intelligente, soltanto per due soldi in banca e una mente da vincente, con chi ha troppo e non si accontenta e odia chi non ha niente per sé. Ma tu dimmi cos'è l'essenziale per vivere, ciò che serve davvero, soltanto quel poco per farci sorridere. Ma tu dimmi dov'è, se c'è quella purezza che io non so più dov'è. È iniziato tutto un pomeriggio, lo ricordo benissimo, quando è arrivato un amico e mi ha chiesto, lui ha un grosso difetto, dice le cose un po' alla volta. Quando è arrivato mi ha chiesto se potevo scrivere una favola. Beh, scrivere una favola per me sinceramente è abbastanza facile. Poi mi ha detto, è per mio figlio Patrizio, va bene, per cui suo figlio era già un eroe nella mia testa. Poi mi ha detto, ha la distrofia muscolare. Siediti qui e ascoltami. Sai, a me piace sentire il tuo cuore che ride per me. E posati pure su di me. Respira più piano e dammi la mano, stasera ti porterò dove come eri prima di smettere di credere in questo amore. Ecco, ci siamo, guarda come ridi mentre dico ti amo. Sogno, no, non stai sognando, stiamo solo ricordando insieme chi siamo e come eravamo quando lo chiamavamo. Canzone dispera, battaglia consuma.
Schumann, di nuovo, canzone disperata, battaglia consumata, una storia già vissuta, tra mille sfighe e un po' di fortuna. Grazie a tutti! Grazie a tutti, Paolo Traversa, Claudio Gambaro, Antonio Clemente, Marco Stella.